Benvenuti, sono Pierluigi Pardo, con me Stefano Nava, pronti a commentare questa gara di ritorno di UEFA Champions League. Sfida di oggi, ah mamma mia, monumentale! In campo Real Madrid contro Manchester United. Real Madrid che oggi testerà le ambizioni. Abbiamo il privilegio, l'onore, serve un miracolo per andare in finale, rimontare 2-0 al Real. Trafford, dal teatro dei partiti, secondi 45 che potrebbero essere decisivi per darci il nome di una delle due aspiranti regine d'Europa. Vince dalla intercetta Casemiro. Partita che sembrava destinata allo 0-0 e invece il gol è arrivato. Mi aspetto una partita diversa ora, giocata più a viso aperto. È finita, ragazzi. Non meritava il gol questo Real. Ha giocato male, sinceramente. Questo gol pesa e adesso però devono reagire e recuperare in fretta. Ancora una cagata e l'ho pagata. Diciamo, ho fatto due cappelle fra andata e ritorno e le ho pagate col gol. E niente, mai finita. Legge bene Isco e recupera. Poi il morale del giocatore è finito sotto i tacchetti. A metri per andare. E arriva Asensio, posizione dell'area, Asensio dentro. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Quanti errori restano. Parte il tiro. L'ultimo a toccare il giocatore dello United, dunque corner. Dunque finisce alle semifinali questa avventura, della prima avventura in Champions. Palla verso livello campione. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Risultato non male, calcolando che ci sono squadre più forti del Manchester. Valencia. Andiamo a bordo campo alla Matteo Barzaghi per sapere. Tra i quali il Real Madrid, che mi ha eliminato. Certamente un esito amaro per loro, che sembravano poter raggiungere la finale. Ci vedremo un'altra volta quando ci riproverò, insomma. Ciao ragazzi.